Buongiorno, bentrovati, siamo a Scienza in Azienda all'interno di quello che è Bergamo Scienza. In questo preciso momento mi trovo a Tenaris Dalmine, un'azienda viva, ma letteralmente perché oggi è una giornata di lavoro e quindi c'è movimento, c'è fermento, si sta lavorando e ci si sta attivando, e noi cercheremo di capire un pochettino di che cosa si occupano, cosa fanno, cosa stanno facendo, perché sapete, lavorano in un settore che noi magari abbiamo sentito, almeno io lo ricordo dalle elementari, no? Quando ti sbolognavi l'interrogazione con la barbabietola da zucchero e il settore siderurgico. Ecco, non si occupano di barbabietole da zucchero e noi cercheremo meglio di capire cosa si sta facendo per quanto riguarda il lavoro all'interno di un'azienda di questo settore e quali sono le prospettive future, quali sono i prossimi passi avanti anche all'interno di un contesto di transizione energetica, di decarbonizzazione. E io direi che non mi perdo in ulteriori chiacchiere, possiamo addentrarci nel vivo di questo tour. Abbiamo un video per iniziare, vi ricordo però che l'intera mattinata sarà divisa in tre blocchi. Noi aspettiamo le vostre domande e per ogni blocco alla fine, se compatibilmente con la scaletta che ha dei tempi strettissimi, cercheremo di rispondere alle domande che ci farete per ogni singolo blocco, per cui siate rapidi a digitare. Direi di partire con il primo video.
Ed eccoci tornati, come potete vedere le poltrone rosse si sono ripopolate. Andrò a presentarvi quelli che sono gli ospiti di questo primo blocco. Ve li presento in ordine di seduta, che poi non è l'ordine in cui gli farò le domande, così per ci piace confondere un po' le acque in questa maniera. Partiamo da Massimo Mariano, leggo i titoli perché tra l'altro sono tutti in inglese, è più facile riconoscerli. Health and Safety Regional Director. Poi passiamo, qui si gira la pagina, Marco Geneletti che è Energy Senior Director e infine Silvia Tosato che è Environment Manager. Perfetto, io partirei, siccome sei già munito di microfono da Marco, proprio con una domandina ma semplice. Quando uno pensa a siderurgia, oltre a quello che ha studiato all'elementare, no, appunto il settore siderurgico, se la giocava così, forse sostenibilità non è la prima parola che viene in mente, ma forse anche per questo che è interessante capire cosa si sta facendo nell'ottica della decarbonizzazione di questo settore, no? Come è gestita la situazione? Molto bene, buongiorno a tutti innanzitutto, grazie per l'invito. Tenaris in linea di principio si muove su tre linee strategiche fondamentali per quanto riguarda la decarbonizzazione. La prima è legata al mondo dell'economia circolare, okay. Il secondo è legato al mondo dell'energy saving. Su questi due primi aspetti non mi dilungherò perché so che Silvia più tardi approfondirà in maniera molto più dettagliata. E come ultimo pilastro strategico possiamo citare i progetti di transizione energetica, progetti e iniziative di transizione energetica. Anche all'interno di questo macro capitolo possiamo fare un distinguo tra tecnologie ormai tradizionali, quindi più legate al cambio del mix energetico, quindi installazione di pannelli fotovoltaici piuttosto che di approvvigionamento di energia elettrica con contratti di PPA, di energia verde con alcuni produttori italiani. Il gruppo si sta muovendo quindi in Italia con l'installazione di dei pannelli fotovoltaici nell'impianto di Arcore, nell'impianto di Sabbio. È stato già approvato un investimento per entrambi i siti. In Argentina ci stiamo muovendo con la costruzione di un campo eolico, in Romania ci stiamo muovendo in un modo simile. Quindi per quanto riguarda le tecnologie ormai consolidate, direi che gli investimenti in corso o comunque attesi sono piuttosto consistenti. Dall'altro lato stiamo vagliando e valutando, approfondendo tutta una serie di nuove tecnologie che sono ancora all'avanguardia, se vogliamo. Okay. Quindi partiamo dall'idrogeno verde. Tenaris ha sviluppato un progetto che prevede la potenziale progressiva decarbonizzazione, o meglio demetanizzazione, dei nostri forni di trattamento termico e di riscaldo barre, sostituendo il metano con l'idrogeno. Beh sì, è una, lei consideri che ogni volta che l'acciaio va modellato, poi non è esattamente il mio mestiere, quindi okay, adesso sì. mi perdoneranno ci sono i colleghi. I cecchini, se vedete dei puntini rossi. Anche solo per essere trattato termicamente deve essere riscaldato a determinate temperature, eccetera. Quindi va molto metano. Il settore siderurgico è uno dei settori che tradizionalmente è considerato hard to abate, cioè uno di quei settori che utilizza una grande quantità di energia termica nel suo processo produttivo che difficilmente può essere elettrificata. Okay. Ecco perché è il metano l'oggetto del contendere. Quindi stiamo passando all'idrogeno. Stiamo studiando la fattibilità tecnica e non solo tecnica di trasformare progressivamente, quindi in modo modulare, con un approccio modulare, l'utilizzo del metano trasformandolo con idrogeno verde. L'idrogeno deve essere necessariamente verde, chiaramente. Sì. Quindi questo implica a monte nella filiera produttiva l'installazione di impianti di elettrolizzatori piuttosto che di fonti di energia rinnovabile in una quantità sufficiente per alimentare tutto il fabbisogno energetico che ci serve. Considerando naturalmente anche gli aspetti positivi e negativi dell'idrogeno, che per esempio ha un potere calorifico inferiore molto basso rispetto al metano, quindi dal punto di vista del volume necessario è molto più alto e così via. Un'altra tecnologia sulla quale ci stiamo muovendo è il carbon capture. Stiamo valutando insieme a due player italiani molto importanti la possibilità di catturare una parte dell'anidride carbonica che in questo momento emettiamo in atmosfera, di purificarla e trasferirla a un off-taker che la utilizzerebbe nel suo ciclo produttivo. Quindi eviteremmo che quest'altra azienda
debba comprare l'anidride carbonica da un terzista, comprerebbe da noi e noi invece riusciremo a catturarla dalle nostre emissioni. Altro filone di studio è quello relativo al biometano. Il biometano è un di fatto è metano, che però ha tutte le caratteristiche di essere un combustibile verde perché arriva dalla fermentazione di rifiuti zootecnici, agroalimentari e quant'altro. Non stai lanciando in atmosfera roba che prima stava sottoterra. Esattamente. Quindi quello dal punto di vista tecnologico sarebbe un cambio molto semplice, perché metano era e biometano sarebbe, e stiamo aspettando che anche dal punto di vista normativo questa implementazione possa essere attuata anche nel settore industriale, perché in questo momento l'agevolazione agli investimenti e alla vendita di biometano è solamente dedicata al settore dei trasporti, quindi rimaniamo in attesa che questa cosa possa essere estesa anche al mondo industriale. Direi che grosso modo ho dato una panoramica di queste. Direi piuttosto comprensiva. Potrei dilungarmi in modo assolutamente noioso, ma credo che non sia necessario. Nel caso ci saranno. Intanto ne approfitto per ricordare che se ci sono domande per approfondire anche uno di questi temi, digitate. Io ogni tanto guarderò il cellulare, non perché sto scrollando Instagram, cioè voi non lo potete sapere, però in realtà sto controllando le domande. Direi proseguiamo, facciamo il passaggio di microfono. Per chiedere a Silvia questa doppia natura, no, se vuoi, perché la sostenibilità non è esclusivamente una sostenibilità per quanto riguarda esclusivamente la componente ambientale, cioè la componente di sostenibilità anche sociale da tenere in considerazione, della qualità poi della vita. Certo. Cosa puoi dirci? Intanto buongiorno a tutti e nuovamente anche da parte mia. Sicuramente il concetto sostenibilità è un concetto che è molto ampio, include, come dicevi tu, il tema ambientale, ma anche salute e sicurezza, come la valorizzazione delle nostre persone, delle comunità in cui viviamo, l'innovazione, lo sviluppo delle nostre catene di fornitura, una gestione della nostra azienda che sia trasparente, etica e basata su una valutazione del rischio molto attenta, in modo tale da garantire sì uno sviluppo che sia sostenibile appunto nel lungo periodo. E tutti questi temi, come vedete, vanno a toccare l'aspetto sociale, l'aspetto della vita in azienda, quindi fare sostenibilità sì è fare, tutelare appunto tutti questi aspetti, magari più legati alla persona rispetto al tema ambiente in senso lato o alle tecnologie di trattamento e così via. Per quel che riguarda invece la sostenibilità ambientale, che alla fine è quello di cui io mi occupo quotidianamente, da noi, come avete visto anche nel video precedente, riguarda diversi temi, partendo dall'economia circolare, dove utilizziamo come materiale principale per la produzione del nostro acciaio rottame ferroso. Questo quindi è un materiale di recupero, invece che finire un'eventuale discarica, viene nei nostri forni, viene fuso per fare i tubi, e per esempio nell'ultimo anno la percentuale di materiale riciclato che era nei nostri tubi era il 94%. Praticamente la totalità, esatto. Circolarità però non è solo cosa noi mettiamo nei nostri processi, ma cercare di dare un valore anche a quello che noi generiamo come sottoprodotto o come altrimenti si dice scarto. In realtà non è una cosa da buttare, la maggior parte dei nostri materiali trova una seconda vita in altre aziende che utilizzano i nostri materiali come loro prodotti e quindi ne danno un valore evitando di andare a consumare risorse naturali, per cui abbiamo un beneficio da questo punto di vista. Quale potrebbe essere uno scarto che intende di interesse? Per esempio nel processo di acciaieria c'è un materiale che si chiama scoria da forno elettrico, serve tecnicamente per poter avere l'acciaio, per svolgere il processo di fusione dell'acciaio. Questo materiale, immaginatevelo come una specie di lava. Questa lava viene da noi macinata, controllata, deferrizzata, ne vengono verificate proprietà tecniche e chimiche e a questo punto può essere destinato all'industria dell'asfalto o del cemento in sostituzione della ghiaia. Quindi invece che andare a scavare la montagna, adesso la faccio molto semplice, però il concetto è quello. Invece che andare a prendere una risorsa dalla natura, utilizzo un qualcosa che comunque avrei e che magari altrimenti finirebbe in discarica andando a occupare territorio e quindi generando un impatto ambientale negativo. Altro tema chiave per noi è sicuramente il controllo delle emissioni in atmosfera, associato ovviamente a processi come acciaieria e laminazione, ci sono le emissioni di polvere, le emissioni di gas di combustione. In questo caso, per minimizzarle, abbiamo installato delle tecnologie che ci permettono attualmente di avere livelli emissivi ben al di sotto di quelli che sono i limiti di legge. Vedevo dalla grafica del video prima, sono sotto importanti, di parecchio. Esatto, vi faccio un esempio. Le emissioni dell'acciaieria, abbiamo a presidio del forno elettrico due filtri molto molto grandi
e questo ci permette di avere concentrazioni a camino che sono sostanzialmente un decimo di quello che è il limite di legge. È frutto appunto di investimenti fatti nel tempo per adeguarci alla normativa, ma con l'idea di mettere le migliori tecnologie disponibili, e quindi credo che in questo senso abbiamo ottenuto un buon risultato. Con questi con delle emissioni di un decimo probabilmente siete a posto anche per le prossime normative. Diciamo che il limite, ci siamo mossi verso la normativa esistente, però visto che la tecnologia già lo permette, alla fine meglio installare qualcosa che sia già l'ottimo che esiste in questo momento. Certo. Poi c'è il tema del consumo dell'acqua, anche in questo caso l'idea è minimizzare quello che estraiamo dalle fonti naturali, che possono essere i fiumi, i pozzi, quindi l'acqua sotterranea, e abbiamo per questo sistemi di trattamento delle acque industriali che ci permettono di lavorare con il 95% di acqua riciclata, quindi anche qui andiamo a ridurre il più possibile quello che noi estraiamo direttamente dalla natura. Infine, ricollegandomi a quello che diceva Marco prima, il tema del risparmio energetico o energy saving, come si dice in inglese, che fa forse più scena. L'idea è niente, controllare i nostri processi meglio che possiamo, e quindi indicatori, misuratori, un controllo molto dettagliato di quello che facciamo, investire sui nostri impianti per avere sempre tecnologie avanzate che ci permettono di minimizzare i consumi, e dove possiamo l'energia per esempio generata nei fumi di combustione, che sarebbe energia persa perché è messa certo. In ambiente, invece che metterla direttamente la utilizziamo per produrre acqua calda o vapore che poi può avere un secondo utilizzo da noi. Questo è un po' un panorama generale, nuovamente se ci sono altre domande certo, ben volentieri. Le attendiamo, si vede che siete, questa qui ce l'ho in Canada prima, ferrati sull'argomento. Beh, è orrenda ma non potevo risparmiarmela. Passiamo a Massimo, questa volta con un focus per quanto riguarda proprio anche la vita di chi lavora, perché ti occupi di quanto riguarda la sicurezza e poi la salute di chi lavora. Come si declina questo? Allora, saluto anch'io innanzitutto le persone collegate e ringrazio per l'invito. Salute e sicurezza sono sempre state il nostro principio e il nostro obiettivo principale. Come testimonia la nostra politica aziendale, la recito, nulla è più importante della salute e sicurezza di chi lavora per noi o utilizza i nostri prodotti. In questo senso, negli ultimi anni abbiamo investito molte risorse per migliorare i processi e migliorare gli ambienti di lavoro. Tuttavia, la terribile esperienza del Covid ci ha fatto maturare un'ancora maggiore consapevolezza riguardo l'importanza della salute. In questo senso, oltre al tradizionale approccio, che è quello della medicina del lavoro, e benefit che da tanti anni noi offriamo gratuitamente ai nostri dipendenti, per esempio visite specialistiche gratuite, pap test, vaccinazione antinfluenzale, abbiamo ripensato il nostro approccio. Insieme ai nostri medici abbiamo progettato un pacchetto di esami e visite di controllo con frequenza annuale che mirano a prevenire le principali patologie che statisticamente colpiscono la popolazione. Quindi questi servizi vengono erogati presso le infermerie dei nostri stabilimenti e chiunque dei nostri dipendenti può usufruirne gratuitamente durante l'orario di lavoro. Crediamo che questo sia uno strumento concreto per salvaguardare il bene più prezioso che abbiamo, che è la nostra salute. Siccome dopo poi c'è anche chi lavora nelle risorse umane, chiederò dove lasciare curriculum, perché insomma anche solo queste visite, prenotarle in altro modo comincia a diventare complicato. Può diventare complesso. Io ho visto che è arrivata una domanda nel frattempo che proverei a lanciare, anche se stiamo sforando un pochettino, ma se c'è una domanda la farei. La mando e chiede... Ci chiede Mauro, riguardo all'economia circolare, come fate a dire alle altre aziende che mettete a disposizione gli scarti? C'è un network, c'è qualcosa? Allora, diciamo che si va, una volta identificato quale può essere l'utilizzo dei nostri materiali, si va a contattare direttamente le aziende che sappiamo che possono utilizzare questi materiali, e quindi si cerca più che altro il contatto diretto, talvolta appoggiandosi a società esterne che ci supportano in questa attività, altre volte facendolo noi direttamente. Diciamo che per esempio nel caso specifico della scoria che citavo prima, è un materiale per cui abbiamo ottenuto una marcatura CE, questo vuol dire che con questo marchio, che è equivalente a quello, diciamo, di una ghiaia naturale, si apre tutto il mercato che potrebbe essere certo. Della ghiaia naturale. Poi diventa un tema più commerciale, fino a che distanza riesco ad arrivare, dove riesco a
effettivamente entrare nel mercato, sono tanti altri aspetti ovviamente oltre al tema ambientale, che lo rendono però altrettanto affascinante, direi. Tanto grazie mille di aver partecipato a questo primo blocco. Io, per lanciare il secondo blocco, so che abbiamo un video e parla di una tecnologia interessante che coinvolge l'idrogeno, di cui abbiamo già avuto modo di dare un assaggio, per cui direi alla regia se può mandarci il video e passiamo al secondo blocco. Grazie mille. Ed eccoci rientrati, una sedia è magicamente scomparsa nel nulla. Vi introduco gli ospiti di quelli del secondo blocco, partendo da Mihaela Cristea, che è HPI e LP Product Manager. Poi ti chiederò di preciso anche cosa significano queste sigle. E poi Michele Sileo, che è Hydrogen Industrial Application Product Senior Manager, che anche questo è impegnativo già solo ricordarsi il titolo in questione. Partirei da Mihaela per incominciare. Anzitutto, se ci spieghi queste sigle e cosa vogliono dire, e poi ti chiederei invece come insomma il vostro lavoro può contribuire anche in altri settori alla decarbonizzazione dei vostri prodotti. Sì. Buongiorno Ruggero, buongiorno a tutti e grazie per il vostro invito. Allora, i nostri settori su cui possiamo apportare sulla decarbonizzazione sono principalmente quelli legati ai mercati, alle tecnologie che possono avere un'influenza sui nostri mercati. È ovvio che siamo produttori di tubi d'acciaio e quindi guardiamo in primis il profitto. Se posso citare i due settori più importanti, sì, citerei per primo quelli dei prodotti e tubi per il trasporto dell'idrogeno e per stoccaggio dell'idrogeno. Okay. Vediamo nel prossimo. No, non è semplice, però faccio un esempio che possa aiutare tutti a immaginare questo scenario. Nel prossimo futuro stiamo immaginando che si diffonderanno sempre di più delle reti parallele a quello che oggi abbiamo come rete di distribuzione di gas naturali, con tutti i punti di interconnessione tra la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'idrogeno verso il cliente finale, certo, verso l'utilizzatore finale. Quindi immaginate delle linee parallele alle linee e alle tubazioni del gas naturale con applicazione e trasporto idrogeno. Un secondo settore che vediamo molto attivo, e noi siamo molto attivi in questo, è la cattura, il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio della CO2, dell'anidride carbonica. È una tecnologia non nuova, è già una realtà, ci sono diversi progetti in fase di esecuzione e di pianificazione. Anche qui, come nel primo esempio, come trasportiamo l'anidride carbonica attraverso i tubi? C'è già un progetto che Tenaris ha vinto, una delle maggiori compagnie energetiche del nord Europa, Equinor, ci ha assegnato questo progetto per la fornitura di 105 km di tubazione per il trasporto della CO2, e che poi successivamente verrà stoccata sotto il mare. Il nostro portafoglio comprende diverse applicazioni, ma se devo riassumere i principali due settori sono questi due. Sicuramente questi due, quindi da un lato l'idrogeno, dall'altro la cattura ci occupiamo della cattura, del trasporto dell'anidride carbonica, sì, e del stoccaggio di essa.
E invece, siccome abbiamo citato l'idrogeno, passerei un volo a Michele, perché insomma se ne parla tantissimo, forse è uno dei temi caldi, anche letteralmente, pur se sentivamo prima potere calorifico non è esattamente comparabile a quello del metano, però è molto caldo come argomento. Come può questo vettore energetico di fatto cambiare il vostro e gli altri settori? Allora, bellissima domanda, cerchiamo di rispondere perché è complessissimo, ma più che complesso ci sono una marea di opportunità. Poi in 5 minuti cosa sì, vuoi sì, che... Sì, in 5 minuti, già, quindi mi unisco subito al saluto già fatto da tutti i colleghi. Come può? Bene, la transizione energetica è un qualcosa che ne sentiamo parlare tutti i giorni. Ci sono vari modi per raggiungere questo nuovo scenario di sostenibilità a livello globale, a livello mondiale. Uno di questi è l'idrogeno. L'idrogeno è un vettore energetico che ci può aiutare ad abbassare le emissioni, quindi l'intensità delle emissioni di CO2 associata a tutti i processi che utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Dall'accendere una lampadina o cucinare un piatto di pasta. E facciamo degli esempi semplicissimi. Immaginiamo di accendere un bruciatore. Se nel bruciatore c'è del metano, il metano reagisce con l'ossigeno e l'emissione corrisponde a acqua, vapore acqueo ed anidride carbonica. Se lo facciamo con l'idrogeno avremo solamente acqua. Quindi non avremo più l'emissione di un gas serra. Un altro esempio, l'elettricità. Immaginiamo al posto di avere o il riscaldamento, di avere a casa una caldaia, possiamo pensare di avere una cella combustibile che utilizza idrogeno, quindi facciamo arrivare tramite la sua bella tubatura l'idrogeno in casa e con una cella combustibile avremo una produzione combinata di elettricità e di calore per l'appartamento, lo potremo riscaldare in maniera efficiente e con un impatto di anidride carbonica pari a zero. Quindi con una cella combustibile si può usare l'idrogeno per produrre corrente elettrica? Esattamente. Okay. È uno dei modi in cui si può utilizzare l'idrogeno ed è anche uno dei modi in cui possiamo pensare di rendere più sostenibile, oltre ai veicoli elettrici a batteria, i veicoli elettrici a idrogeno. Un veicolo elettrico a idrogeno è un'automobile o un camion in cui c'è presente un serbatoio di idrogeno, una fuel cell, quindi una cella combustibile, che produce elettricità e con questa viene alimentato il motore elettrico. Quindi è un vettore, come hai detto tu bene, che può darci una mano in tantissimi settori. La transizione energetica è un cambiamento che è già in corso e questo cambiamento dobbiamo essere anche un po' tutti noi a spingerlo. Vi faccio un esempio. Io sono stato recentemente in viaggio, ero negli Stati Uniti, ho visitato delle installazioni fatte da noi in cui sono stati posizionati dei grossi serbatoi di idrogeno ad altissima pressione che servono a fare il buffer, quindi lo stoccaggio intermedio per il rifornimento di auto e camion idrogeno, perché in California è già possibile, quindi è, come dire, una scelta tecnologica che poi dobbiamo andare a coltivare, implementare tutti i giorni nella nostra vita quotidiana. E quindi servono anche delle infrastrutture, immagino, per... Servono delle infrastrutture dedicate e quello è il nostro lavoro, il mio e di Micaela, renderle sostenibili con materiali dedicati in grado di essere efficienti ed efficaci, quindi avere una buona prestazione e un costo sostenibile per poter implementare nuovi modi di vivere. Certo. Mentre approfitto per ricordare se ci sono delle domande, io ogni tanto appunto butto l'occhio, quindi se vi incuriosisce questo tema noi siamo qui. Tornerei un secondo a Micaela per, insomma, stiamo parlando di argomenti abbastanza di frontiera, particolarmente innovativi, no? E quindi non deve essere semplicissimo da gestire questo rapporto con l'innovazione. Come sta andando? Come funziona? Sì, sono dei temi estremamente complessi, hai ragione, però per quanto riguarda l'innovazione devo dire che è un processo non nuovo per Tenaris, per fortuna abbiamo avuto la visione di anticiparlo, se vuoi, in qualche modo. In Tenaris abbiamo iniziato da tempo a studiare l'effetto che l'idrogeno ha sui nostri materiali, un lavoro fatto internamente per creare un know-how e una base per quanto riguarda i nostri materiali.
ed in particolare in questi ultimi 2-3 anni invece ci stiamo spostando sempre di più verso iniziative esterne, quindi portare sia la nostra esperienza verso l'esterno, ma anche partecipare a gruppi di lavoro internazionali piuttosto che europei, dove diverse industrie si accomunano per l'obiettivo comune, per studiare purtroppo il dannoso effetto che questo idrogeno ha sui nostri materiali. È un fenomeno di infragilimento dell'idrogeno, è chiamato così dal punto di vista tecnico. Quindi servono dei tubi apposta, immagino. Dei materiali apposta, più che dei tubi apposta, sì. Sempre in acciaio? Sempre in acciaio, con delle prove mirate che dobbiamo fare in ambienti di idrogeno gas, nelle condizioni reali di esercizio dei nostri prodotti, in modo da assicurare l'integrità di questo materiale. Dicevo, le nostre iniziative sono quelle di partecipare a questi gruppi di lavoro esterni, ma anche essere molto vicine all'ente normativo, perché forse una delle cose più importanti è quello che noi sentiamo oggi che manca di più, è un appoggio da parte del mondo normativo, che tuttora non è pronto a darci tutte le risposte. Abbiamo qualificato i nostri materiali lì dove c'era una normativa che potevamo applicarla, e parallelamente continuiamo con le nostre programmi di ricerca base internamente e seguiamo diversi workshop, diversi training specializzati, in modo da essere sempre molto aggiornati sulle ultime considerazioni che anche il mondo scientifico o altri partner, ma anche concorrenti, fanno. E non per l'ultimo, interazione diretta con tutti i nostri clienti, in modo da confrontarci, capire le loro necessità, capire i progetti futuri ed essere pronti a offrire. Io nel frattempo ho visto che è arrivata una domanda, più di una domanda, ma intanto avevo segnalato questa, adesso la invio, sempre di Mauro, che è attivissimo nella chat, la mando, adesso la riapro e la riprendo, un secondo, che chiede: quanto avanti o indietro siamo rispetto agli altri paesi europei o anche a contesti che stanno fuori dall'Europa per quanto riguarda questi temi? Allora, dal punto di vista geografico, se stiamo parlando dell'Italia, per quanto riguarda la nostra azienda, ci riteniamo sicuramente all'avanguardia su questi temi. Lascio dopo Michele commentare un po' sulle stazioni di servizio, che mi sembra che siamo dei pionieri in questo ambito. Però, come dicevo prima, legato al tema dell'innovazione, non è in questi ultimi due o tre anni molto attivi esternamente, però è un tema che abbiamo dentro nella nostra struttura e nei nostri studi da più di questo, sì. Quindi ci riteniamo abbastanza all'avanguardia. Sì, ci riteniamo avanti, sì. Lancio un'altra domanda che ci ha inviato Anna Carla, e chiede, intanto la mando così in regia la possono inviare, far vedere, intanto, e la riapro. Chiede: però qual è l'origine di questo idrogeno? È idrogeno che arriva da nucleare, idrogeno che arriva da fonti non rinnovabili, idrogeno verde? Tutte queste, sì. Tutte, ok. La risposta è produzione verde, green, come lo chiamiamo. Ci sono diversi modi per generare idrogeno, che è anche quello che menzionava prima Michele, piuttosto che l'idrogeno blu, che è quello in cui si utilizza il gas naturale, ma poi la CO2 viene stoccata in ambiente marino o sottoterra. Tutte le applicazioni legate all'idrogeno possono influenzare i nostri materiali, i nostri mercati. Ok. Intanto, siccome prima Michele aveva citato le automobili a idrogeno, Greta chiede quali potrebbero essere, intanto lo mando, quali potrebbero essere i veicoli che prima di tutti vedremo utilizzare l'idrogeno. Vedremo le utilitarie, vedremo, non so, l'interpreto, vedremo le utilitarie, vedremo i tir, vedremo i treni, che ne so. Dove potremmo vederle prima queste celle a combustibile in azione? Ottima domanda. Possiamo vederle subito se attraversiamo il confine e andiamo in Svizzera. In Svizzera i camion a idrogeno sono una realtà, ce ne sono moltissimi in giro, quindi i veicoli pesanti, i veicoli per la distribuzione leggera, quindi immaginiamo tutti i camion che fanno le consegne, ci sono
due grossi produttori europei commercializzano dei veicoli idrogeno per la mobilità leggera, quindi il classico furgone idrogeno per essere più precisi. Un altro esempio, possiamo pensare ai treni, immaginiamo e speriamo di vedere presto la linea che va da Brescia a Iseo, è una linea che potenzialmente probabilmente verrà finanziata per la trasformazione dal passaggio da trazione diesel, quindi un combustibile inquinante, a idrogeno, ci auguriamo verde, ma in ogni caso comunque idrogeno con un treno a fuel cell. Fantastico, c'è un'ultima domanda prima di chiudere il tema, siccome abbiamo parlato della difficoltà del lavorare con l'idrogeno in rapporto all'acciaio e le varie, quanto può essere difficile, chiedono se in questa prospettiva ci può essere l'utilizzo di materiali che siano anche meno energivori nella produzione o da soli in combinazione. Il ragazzo che ha scritto, Michele, parlava di resine, si sta lavorando anche in questo ambito? Sì, non è banale. Allora, sarebbe da fare un approfondimento tecnico. La fa facile, sarebbe da fare un approfondimento tecnico. Però la cosa più giusta con l'idrogeno è un gas molto piccolo, è l'elemento più piccolo che esiste in natura, in tutto l'universo. Quindi è in grado di permeare attraverso tutti i materiali, compreso l'acciaio e indubbiamente anche attraverso le resine. Quindi uno, c'è il contenimento di questo gas, come farlo. L'altro è quello che diceva Micaela, l'idrogeno è in grado di danneggiare il reticolo dei metalli, quindi bisogna trovare dei metalli o delle leghe che siano in grado di resistere a questo danneggiamento che viene chiamato infragilimento. Il metodo che utilizziamo noi, io credo che sia quello più giusto, ovvero è studiare l'applicazione, dall'applicazione capire quelle che saranno le variabili, le caratteristiche critiche e replicarle poi in laboratorio, quindi testarlo nelle reali condizioni di utilizzo. In questo modo si ha una rappresentazione precisa e corretta di quello che avverrà, in modo tale da avere tutto il sistema sotto controllo. Per quello che riguarda le resine, le osserviamo, le studiamo insieme con l'acciaio, qualche volta per applicazioni con pressioni medio-basse potrebbe essere usate come rivestimento. Per pressioni molto alte, immaginiamo che i veicoli idrogeno sono a 700 bar, i serbatoi, i tank che noi forniamo sono a 1000 bar, le resine non sono efficaci, quindi bisogna lavorare sulla capacità stessa del metallo di combattere, di resistere l'infragilimento. Io ho un'ultima curiosità, non so chi dei due vuole rispondere proprio su questa prospettiva. State, adesso senza spoilerare troppo, ma avete per le mani qualche materiale che sembra molto promettente su questa resistenza all'idrogeno? Allora, dovremmo tacere, però siamo un po' dei ricercatori, siamo orgogliosi. Sì, abbiamo degli ottimi materiali, alcuni in via di sviluppo, per varie applicazioni non posso dire quali, certo, ma che saranno oggetto di brevetto sicuramente nel prossimo futuro. Stay tuned, come si suol dire, stay tuned, va bene. Grazie mille, grazie di essere stati con noi per questo secondo blocco. Io lancio, grazie, per lanciare al terzo blocco l'ultimo video relativo al recruitment, e insomma, perché ci sposteremo anche sul rapporto con le persone. Tenaris è un ambiente solido, affidabile. Mi piace lavorare in questa azienda internazionale. Tutti i giorni che vengo a lavoro c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Apprezzo soprattutto il fatto di stimolare i dipendenti nel fare al meglio. Ha a cuore il tema dell'ambiente e soprattutto investe sulle risorse umane. Qui, oltre ai colleghi, ho trovato degli amici. Sono orgoglioso di far parte di un'azienda che permette a noi operai di lavorare nella massima sicurezza. Sia dal punto di vista economico che dal punto di vista organizzativo. Questo ti stimola e ti dà la possibilità di andare avanti e di crescere. Cosa che permette di tornare a casa la sera soddisfatti del proprio lavoro. E venire a lavorare sicuramente più lieto. Ed eccoci, mentre spulcio la scaletta,
Adesso abbiamo raggiunto il massimo numero delle poltrone, per cui mi lancio subito nella presentazione, che sennò si fa notte anche solo a presentarvi tutti. Partirei da Tiziana Nani, che è Talent Attraction and Development Manager, che si occupa di employer branding. Insomma, adesso poi ci spiegherai bene tutta questa definizione, cosa vuol dire. Passando per Matteo Cavagna, che è Finishing Shift Leader, e Silvia Roncalli, che è Marketing Analyst, questo era facile da capire, e chiudendo con Manuel Tonolini, che di Fondazione Dalmine, sì, ci parlerà poi anche del rapporto con la comunità. Partirei proprio da Tiziana, che ha il microfono, per chiedere: abbiamo visto il video della campagna di recruitment, all'interno di questa realtà quali sono le figure professionali un po' cardine, chiave? Ma in realtà in Tenaris Dalmine tutte le figure professionali sono importanti, sono chiave. Non esiste una figura professionale più importante dell'altra. Come i genitori, quindi... che dicono che vogliono bene i bambini allo stesso modo. No, è vero. In realtà siamo un sistema molto complesso che però per funzionare ha bisogno di tante figure professionali diverse e ognuna molto importante, quindi importantissimi i colleghi che lavorano in produzione, come chi lavora in manutenzione, chi lavora nella supply chain, quindi chi si occupa della programmazione della produzione, come delle spedizioni dei materiali, fondamentale il supporto alla sicurezza, fondamentale chi lavora in qualità, quindi davvero siamo un sistema abituato a lavorare in maniera molto sinergica e molto veloce, molto efficace. Quindi se la domanda è se c'è una figura professionale più importante, no, siamo tutti chiave. Se invece la domanda è, la trasformo un po', quali figure professionali ricercate nel mercato o trovate più interessanti nel mercato per l'inserimento, me la autofaccio. Allora, sì, noi principalmente inseriamo in azienda figure tecniche, quindi neodiplomati da istituti tecnici, elettrici o meccanici, piuttosto che ingegneri elettrici, elettronici, meccanici, gestionali, insomma tutto il ramo dell'ingegneria per noi è molto interessante, o dell'economia principalmente. Se devo parlare di macro numeri, direi che questo è diciamo il bacino che impatta di più rispetto agli inserimenti. Gli ingegneri trovano sempre lavoro. Hai visto, trovano sempre lavoro. Sì, esatto, infatti qui abbiamo qualche ingegnera. Così, a caso. E allora io chiederei magari a Silvia cosa può voler dire crescere anche professionalmente in un'azienda come questa. Esatto, per quanto riguarda la multinazionale Tenaris, dà quindi l'opportunità di apprendere da persone con molta esperienza. Ti faccio tenere un po' più vicino al microfono. Quindi si può apprendere da persone con molta esperienza e a crescere le proprie conoscenze. Si ha quindi la possibilità di migliorarsi al meglio nel proprio lavoro e a quindi poi assumere più responsabilità o più compiti nei vari ambiti. L'ambiente vario e grande di Tenaris dà l'opportunità anche di vedere vari ambiti che vanno dalla sicurezza, alla qualità, alla manutenzione, alla programmazione per esempio, e il punto fondamentale della crescita professionale è appunto essere curiosi, esprimersi e averla l'opportunità di vedere e essere curiosi al di fuori del proprio ambito di lavoro, al proprio ambito che visualizza ogni giorno, quotidianamente. Direi ottimo, no? Grazie. Sembra una buona prospettiva. Sì, passerei a Matteo per chiederti, immaginando di essere un operatore, no? Un operatore tipo, come può vedere quello che è anche il cambiamento della fabbrica dal suo punto di vista? Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie per l'invito. Sì, un operatore oggi ha la possibilità di crescere e di essere anche proattivo nell'azienda. Per esempio può dare nuove idee che possono migliorare il lavoro di tutti i giorni, sia a livello di sicurezza che di produzione. Inoltre, come vediamo anche a casa nostra, l'aumento delle energie, del costo, per noi di azienda la forte richiesta di prodotti con alti standard qualitativi e le consegne, che sono tempistiche molto ristrette, sono obiettivi sfidanti sia
per l'operatore che conduce un impianto, ma anche per l'impianto stesso. Proprio per questo motivo è fondamentale un continuo investimento sia a livello impiantistico che a livello di diciamo formazione degli operatori. È classica cosa, se si vuole un lavoro fatto bene in fretta, sì. Non è se bisogna non è adoperarsi facile, bene, sì, bisogna sì, adoperarsi. Sì, sì. Allora, passerei a Manuel per quanto riguarda poi quali sono le azioni che vengono svolte sul territorio, sulla località. Sì, io rappresento in questa sede, diciamo, la figura forse più aliena, perché noi di fatto come Fondazione Dalmine siamo una parte delle azioni che Tenaris Dalmine fa sul territorio. Ci piace pensare che un'azienda sostenibile come questa, che è nata più di 100 anni fa dentro ad un territorio che poi è cresciuto attorno all'azienda, si è urbanizzato, è un'azienda che ha una necessità di essere sostenibile nel tempo e nello spazio. E noi in fondazione cerchiamo di promuovere questi due aspetti, quindi conserviamo il patrimonio storico, l'heritage, tutto quel, diciamo, contributo di documenti, ma anche di storie che le persone che hanno lavorato qui hanno lasciato sul territorio, hanno lasciato in azienda, le loro storie, le loro memorie, le relazioni intessute in questo periodo. Lavoriamo molto sul territorio, sullo spazio, e ci immaginiamo che questa relazione debba essere una relazione sostenibile sul lungo periodo anche nel futuro. E quindi una buona parte della nostra attività qui ad Dalmine, ma un po' in tutto il mondo, poi è lavorare sui giovani, sull'education, su quali sono le competenze che ci immaginiamo essere necessarie per creare dei buoni cittadini, delle persone che riescano a lavorare in un mondo complesso, così come complesso è l'azienda in cui siamo e come complesso è l'ambiente, il mondo in cui noi stiamo. Qual è il progetto più bello che ti viene in mente? Così. Allora, il progetto più bello è quello che ci vedrà. Tutti belli, no, progetti, tutti belli. No, certo. No, ce n'è uno molto bello che è quello di fatto che ci porterà ad avere una nuova sede il prossimo anno come Fondazione Dalmine e anche a rivedere un po' quelli che sono gli obiettivi di un ente che è nato con una forte, diciamo, attaccamento alla storia, alle tradizioni, eccetera, invece proiettarci verso il futuro e di fatto diventare promotore di quella che è la cultura industriale e del lavoro sul territorio. Questo è, diciamo, l'obiettivo primario che abbiamo nel prossimo anno e poi crescendo. Certo. Ma io avevo un'altra curiosità, nel senso, ipotizzando, la prima domanda è dove lascio curriculum, così, per questa è perché magari anche qualcuno che ci segue è interessato. E poi magari anche capire quale potrebbe essere il percorso di inserimento, no? Di un impiegato o di un operaio all'interno di questo contesto. Rispondo io, direi. Vai. Allora, dove lascio il curriculum? Allora, noi abbiamo un sito come abbastanza strutturato, però dove facilmente trovate l'area dedicata a careers, quindi dove si applica. Lì, filtrando Italia, trovate tutte le posizioni aperte. Devo dire che ne abbiamo parecchie, quindi questo è un buon momento per applicare. Nell'ultimo anno abbiamo inserito un numero importante di persone, più di 300 persone, quindi direi che andremo avanti ancora con un buon trend anche nei prossimi tempi. Quindi il curriculum dovete caricarlo online attraverso il nostro sito. Rispetto invece a quelli che sono i programmi di inserimento e sviluppo, allora abbiamo molto importante quello che noi chiamiamo Global Trainee Program, che è un graduate program dedicato ai neolaureati, laureandi, come dicevo, principalmente nell'ambito ingegneristico, economico e così via. È un programma che prevede uno sviluppo abbastanza guidato all'interno dell'azienda, che prevede delle rotazioni, quindi già entrando ci si prova ad orientare nel mondo del lavoro provando diverse posizioni e per poi crescere all'interno dell'azienda. Invece questo programma è accompagnato da un pacchetto formativo importante che si svolge in Italia e poi c'è un periodo dedicato di formazione all'estero, in Argentina in particolare. Questo per la parte, diciamo così, impiegatizia. Per il settore invece più a contatto con la produzione, con la manutenzione, l'ingresso dei neodiplomati o di chi ha esperienze, un profilo tecnico, avviene appunto come operatore, però come dicevamo prima, ognuno è un portefice della propria fortuna, quindi chi ha voglia di mettersi in gioco, di contribuire e di crescere in azienda, poi trova degli sbocchi di crescita e
nel tempo cresce come capoturno, capogruppo base e poi anche ulteriormente. Noi non mettiamo limiti in questo senso, chiaramente chi performa bene, chi si mette in gioco ha chance di crescita. Sono arrivate un paio di domande da casa, prima di fare quella di Mauro, che è evidentemente un fan accanito della nostra diretta, ce n'è una da Lorenzo che secondo me, io ci leggo anche dell'interesse proprio da questo punto di vista, però sono forse io che leggo troppo tra le righe, perché chiede, vabbè, dal punto di vista della chimica è presente all'interno dell'azienda un laboratorio di ricerca o un controllo qualità? E se sì, quali sono le figure che ricercate? Secondo me questo è un chimico interessato a nel caso, dove posso venire? Controllo qualità, laboratorio di ricerca, serve un chimici? Allora, sì, chiaramente abbiamo un'area che si occupa della qualità, abbiamo dei laboratori che si occupano dell'analisi dei nostri prodotti, abbiamo anche un'area dedicata a ricerca e sviluppo. Principalmente siamo ingegneri chimici che poi seguono anche il processo. È una mia personale battaglia contro gli ingegneri, ma vabbè. Quindi sì, possono essere inseriti in acciaieria, come in metallurgia o come appunto in qualità, esattamente. Allora, andrei a Mauro, il nostro fedelissimo, devo chiudere qui, aprire qui. Ah, interessante, chiede quanti dipendenti ha l'azienda in Italia e nel mondo. Aspetta che la invio così la possono mettere anche a schermo. Allora, il sistema Tenaris nel mondo conta circa 23.000 dipendenti. In Italia, in Italia siamo circa 2.100 dipendenti. Il grosso sta sulla sede di Dalmine, quindi qui dove siamo oggi, però abbiamo anche lo stabilimento di Arcore, di Piombino, di Costa Volpino e poi un distaccamento di Dalmine a Sabbio Bergamasco, quindi siamo distribuiti in questo modo. Capisco, ma e se invece, che questa è una curiosità personale, siccome abbiamo anche insomma due figure che lavorano qui, quale potrebbe essere la vostra giornata tipo, se c'è una giornata tipo, se ogni giornata è diversa? Sì, non c'è mai una giornata tipo nel mio lavoro, io sono, diciamo, l'italiana, sono un capoturno. Ho a che fare un po' con, sia con le persone che con gli impianti, certo. Quindi sono un po' il collante tra quelli che sono gli operatori e le varie problematiche che possono esserci durante la giornata, perciò mi interfaccio sia con manutenzione, sia con qualità, sia con sicurezza, quindi per quello che ti dico non ce n'è mai una, c'è sempre un problema tutti i giorni, quindi cerchiamo di affrontarlo nel miglior modo e supportandoci, come diceva prima Tiziana, che nel senso, per quello che tutte le figure qua sono figure chiavi, figure importanti, certo. Perché io senza i miei operatori, cioè, non riesco a far andare l'impianto, io senza i manutentori che tengono l'impianto in funzione. Come si suol dire, ciaone. Infatti, giusto, ciaone, quindi siamo una bella squadra. Va benissimo, magari anche Silvia vuole dare la sua. Sì, esatto, io ho avuto l'opportunità di vedere sia la parte operativa in logistica di magazzino, sia la parte di ufficio, sia la parte quindi pianificazione di marketing, e in questi due ambiti ho avuto l'opportunità di vedere come si muove Tenaris e come si può apprendere da tanti lati. Io, siccome stavo controllando che c'era una domanda prima che aveva a che fare con l'impatto sulla comunità, provo un pochettino ad adattarla, perché era più legato al mondo della sostenibilità, perché era arrivato nel primo blocco, no? Però cerco di declinarla. Cioè, come misurate l'impatto Del vostro lavoro sulle comunità locali, cioè come ci si interfaccia e come si capisce qual è l'impatto che ha l'azienda e anche come si viene percepiti dalla cittadinanza? Allora, è molto complesso e non è un tema
Non è un tema... solo con 3 minuti e mezzo. No, ma ce la facciamo. Non è un tema facile, perché c'è un tema di misurazione, diciamo, di quella che è l'impatto dell'azienda, eccetera, che risponde a logiche più di comunicazione, di brand, ed è un mondo. Poi c'è un tema di relazione con le comunità, che è una cosa su cui, diciamo, Tenaris, da Almine, ma non solo, crede molto. Quindi il fatto che laddove c'è un'area industriale, un insediamento, un cantiere, un'opera, eccetera, si cominciano a costruire delle relazioni con l'ambiente in cui si sta. E l'ambiente, dal punto di vista della sostenibilità, è l'ambiente, il medio ambiente, diciamo, ma è anche le relazioni con le persone, con i fornitori, eccetera. Fino ad arrivare a quello che è il mondo delle relazioni più sociali, e quindi che cosa può fare l'azienda per quel territorio. La scelta che è stata fatta da Tenaris ormai da una decina d'anni, in realtà dal gruppo Techint, è stata quella di muoversi sul fronte delle scuole. Quindi se proviamo a misurare la nostra relazione col territorio, lo proviamo a fare soprattutto andando a vedere cosa riusciamo a fare per migliorare il sistema educativo. Certo. E se lo pensiamo a livello globale, a livello mondiale, è uno sforzo notevole, perché significa relazionarsi con sistemi che sono profondamente diversi. La scuola italiana non è quella messicana, non è quella rumena, non è quella cinese, non è quella nordamericana. Però il tentativo è quello di provare a migliorare il livello educativo in cui ci siamo, e si usano strategie diverse, e poi si misura l'impatto di fatto del miglioramento del sistema educativo, eccetera, nei singoli territori. Questa, diciamo, forse è la strategia più importante, più ricercata, che stiamo utilizzando a livello non solo locale, proprio in un'ottica per cui quello che facciamo a livello locale poi ha un impatto sul globale e viceversa. Questo è un po' un continuo dialogo, se vogliamo. Faccio un ultimo check giusto per vedere se è arrivata qualche ultima considerazione o domanda. Si è aggiornato, mi si è spento tutto. Ci siamo, a posto, abbiamo concluso. Direi che a livello di tempistiche siamo stati impeccabili, quindi non ci possono dire niente dalla regia. Spero un salutone alla regia. Vi ringrazio, insomma, di essere stati qui anche per questo ultimo blocco. Vi ricordo che questo è l'ultimo weekend di Bergamo Scienza, per cui ci sono ancora tutta una serie di eventi e tour virtuali. Questo è quello conclusivo, per cui insomma dovrete aspettare l'anno prossimo per rientrare a vedere la scienza delle aziende, ma ci sono degli eventi dal vivo e io direi che non potete perdervi quest'ultimo weekend. Vi ringrazio di averci seguito, ringrazio dell'ospitalità, che insomma è un ambiente strepitoso, anche in video rende molto bene, no? L'inquadratura, ma che roba! Grazie davvero e una buona giornata.